lo scopo. Le leggi fondamentali della teosofia. Annie Besant, 1950. Il violento trattamento inflitto dall'esterno al regno minerale ha lo scopo di suscitare una reazione nella vita dormiente che esso racchiude. Nel Medioevo un saggio maestro sufi disse: «Iddio dorme nel minerale». Quivi, infatti, la vita non è pronta ancora a mostrarsi al di fuori, a spiare dal suo involucro, e l'unico scopo di questi stimoli violenti è di destare lo spirito dormiente. Il regno minerale presenta diversi gradi di sviluppo e di progresso. Allorquando il ferro dolce muovesi ad incontrare la calamita, ovvero quando un altro metallo si muove per sfuggirla, già si vede un indizio dei deboli moti primordiali di attrazione e di repulsione, che si manifestano più tardi sotto forma di amore o odio. Commento. La teosofia, la struttura di pensiero ricevuta attraverso la medium Elena Blavatsky e divulgata da Annie Besant, anticipa e prepara la grande medianità successiva.